belli, bentornati su Officina del Pilota. Come state? Oggi siamo qui con Christian e la sua bellissima Golf 7 GT Performance. Cos'è che differenzia, diciamo, una GT classica da una performance? Io me la sono studiata bene, anche perché Christian, questa macchina a me fa impazzire, e non è l'essere vaggaro o non essere vaggaro, è che oggettivamente a me la Golf in generale piace, ma la performance, cavolo, se è una bomba. Partiamo dal top, un bellissimo differenziale autobloccante che è meccanico ma a gestione elettronica. Questo che vuol dire? Andiamo ad eliminare tutti quei, tra virgolette, fastidi di un differenziale classico, quindi magari quando stiamo facendo manovra il volante è duro. Qui queste cose non le abbiamo. Si avverte molto di meno. Esatto. Si avverte molto di meno. E l'unica cosa, questo differenziale, appunto perché è elettronico, è stato tarato come escono di fabbrica le club sport per quanto riguarda la 7 GT, oppure per quanto riguarda la 7,5 GT la TCR, quindi c'è una taratura un po' più strong rispetto a quella di serie, però diciamo che si comporta molto bene, essendo un differenziale tra parentesi stock, quindi che già esce con la macchina. E poi soprattutto si sente quando si va ad accelerare magari su punti critici. Questa macchina l'abbiamo provato prima a telecamere spente per, diciamo, gustarcene un attimino la situazione. Ragazzi, non perde aderenza, e questa è una cosa incredibile. Sì, non perde aderenza anche perché sono stati effettuati anche numerosi lavori di ciclistica, in quanto io, appassionato di montagna pista, diciamo, non potevo non fare questi accorgimenti. Assolutamente. E, diciamo, fa strano dire una GT, perché comunque la nominata è quella che è, però posso dire, non perché diciamo che ce l'ho io questa macchina, però posso dire che la macchina è molto divertente e si comporta molto bene. Per chiudere il discorso performance e GT classica, possiamo dire che questa usciva di fabbrica con 230 cavalli, giusto? Sì. E 350 Nm di coppia. La differenza sta prettamente tra la performance e la non performance, a parte il lato dei cavalli, anche per quanto riguarda l'impianto frenante. La non performance esce con i 3.10 avanti e i 2.90 non ventilati nel posteriore. Invece questa qua esce con i 3.40 autoventilati nell'anteriore e i 3.10 posteriore sempre autoventilati. 3.10 nel posteriore è tanta roba. Sì, diciamo che con tubi, olio e pasticche la macchina diciamo frena bene, ben bilanciata, perché non ho pensato solo a potenziare l'anteriore con una pasticca performante, ma ho bilanciato il tutto anche nel posteriore. No, adesso che abbiamo fatto questo tour generico tra le differenze, mo la proviamo per bene. Va bene. Allora, su questa strada di montagna la prima cosa che mi fa veramente godere, strano a dirlo, ma è il cambio automatico di SG. Adesso è completamente in automatico, lo metterei così, almeno abbiamo le palette al volante. E ragazzi, una cosa bellissima di questa macchina e del DSG in generale è la velocità di cambiata. Tu l'hai mappato il cambio? Allora, il cambio ha una mappa stage 1 per andare, diciamo, per viaggiare paralleli con la mappa cambio che è stata effettuata. In questo caso il motore ha una mappa stage 1 180 anni. Mi sono fermato qui per poter bilanciare, come stavo dicendo prima, la parte della ciclistica, quindi riuscire a scaricare quelli che sono i 300 cavalli della macchina su strada. Anche perché diciamo che di coppia ne fa abbastanza il motore VAG, quindi diciamo ci deve essere, vuole i suoi accorgimenti. In questo caso la macchina di ciclistica ha un Bilstein B16, okay, completamente ritarato per diciamo uso pista, con l'helper sulla molla anteriore, ha delle piastre camber su Unipol della Silver Project, ha dei bracci della DNA tubolari sempre su Unipol. Macchina sempre è stata bilanciata dal mio preparatore, che saluto. Il tuo preparatore però le sa fare le cose. Lo saluto anch'io, perché mi sta regalando un'emozione tremenda. Cioè, sembra di stare sui binari, non sembra una trazione anteriore. Sicuramente questo è anche
grazie al magnifico lavoro che ha fatto il tuo preparatore, ma è anche grazie al differenziale di mamma Volkswagen, eh? Sì, sì, in questo caso diciamo che tutto fa brodo, cioè... Cioè, anche il differenziale fa il suo, si sente parecchio. Si sente, ma poi, cioè, la cosa pazzesca è che tu puoi guidare tanto sport con questa macchina, freni... Pazzeschi. I freni, olio RBF 660, tubi in treccia e poi stick DS 2005. Non senti la necessità di un 4 pompanti? Allora, in realtà ho preso un 6 pompanti della P-Racing, quindi diciamo sto in attesa che arrivi l'impianto frenato. Anche perché, 6 pompanti. Come ti dicevo, ci faccio pista con la macchina, quindi necessito di un buon impianto frenato. Ma anche in prospettiva di montare la bellissima IS38? Sì. Diciamo che, come mi ricollego al discorso che stavo facendo prima, purtroppo per poter, diciamo, andare per viaggiare bene c'è bisogno che la potenza venga scaricata e venga soprattutto usata a terra. In questo caso posso dire, come Manu mi potrà confermare, che i 300 cavalli, nonostante ho gomme stradali, vengono ben scaricate a terra. Porca miseria! Ma la sensazione, signori miei, è che questa macchina, questo telaio, cioè in generale, può sopportare veramente almeno 100 cavalli in più per non andare in crisi. Perché così veramente, cioè tu la dai, immagino, alla tua ragazza, cioè è difficile veramente farsi male. Un vano motore molto ordinato. Spiccano i componenti Volkswagen Racing Line come l'aspirazione e il radiatore dell'olio. Componenti veramente ben fatti, sviluppati appunto dalla Volkswagen per avere il top su questa Golf GT Performance. Come mai hai scelto questi componenti rispetto magari a altri competitor? Allora, mi sono affidato a Volkswagen Racing Line perché diciamo che, per quanto riguarda i vari test, le varie prove effettuate anche a banco, e per quanto riguarda l'aspirazione, per quanto riguarda il radiatore dell'olio, per le temperature, sono quelle più, tra parentesi, a plug and play, che prendi e monti e sai già come vanno. Okay. Invece altre, diciamo, era una sorta di tentativo, un po' dovevi togliere il sandwich, lo scambiatore olio-acqua per quanto riguarda altra tipologia di filtro dell'olio. Per quanto riguarda la scatola filtro, molti sono col cono aperto, quindi non si sa se la posizione poteva essere scomoda perché potesse prendere troppa aria calda, quindi diciamo mi sono affidato a loro come marchio. Naturalmente sono componenti che costicchiano un po' di più, però ho voluto traprendersi una sorta di garanzia e affidabilità su quello che, sicuramente, che sarei andato a montare e a fare. Sono sviluppati da Volkswagen, quindi la qualità ovviamente è maggiore. Una versatilità che poi, cioè, paradossalmente questa potrebbe essere benissimo una daily car, sì, originale. Quindi un'auto da famiglia, mi immagino un padre che porta a spasso i bambini a scuola così e poi prima di andare in ufficio si va a fare una bella tirata sulla strada di montagna. Questo sarebbe l'ideale. Tu ovviamente, montando tutte queste cose e soprattutto levando anche i sedili dietro, sì, diciamo che l'utilizzo è stato un po' rivisto, per fortuna non ho i figli, quindi diciamo che questa esigenza al momentaneamente non ce l'ho. Questo motore, senza starlo a aprire come avete visto sul coupé mio, tantissimi soldi, tantissimi problemi, boh, qui montate l'IS38, gli fate un contorno, mappate la centralina e il cambio, cioè, quanti cavalli fa? 500? Sì, il monoblocco originale regge tranquillamente, 500 cavalli con una buona gestione elettronica li fa tranquillamente. Cioè, adesso trovate con una benzina buona, trovatemi un motore che fa una roba del genere. Questo, ragazzi, se volete una macchina performante con un'estrema facilità di elaborazione, oh, questa è la macchina 2000 TSI. Cioè, questa è la macchina giusta, non c'è altro da dire. È fantastica. Sono contento. È incredibile. Freni fantastici, il cambio lasciamo perdere e anche il volante è bello. Cioè, è un volante molto diretto, poco filtrato, che non so se è grazie, mamma mia, il differenziale bloccato. Allora, sicuramente grazie ai bracci, diciamo la differenza sostanziale l'ho notata dal momento in cui ho montato i bracci su Uniball. La macchina ha un inserimento molto più preciso, lo sterzo molto più diretto. Ragazzi, qui io mi ci sto impegnando davvero a fare lo stronzo a guidare male.
cioè ad esempio a metà curva date gas, ma dov'è il sottosterzo? Dove fate a trovare difetti a una macchina del genere, che a metà curva gli date gas, non succede nulla, è impossibile, cioè è bellissima sta macchina. Sì, diciamo che l'obiettivo mio di base era proprio quello, era riuscire a scaricare e a poter sviluppare, diciamo, in percorrenza tutti quei cavalli che, diciamo, sono stati erogati tramite mappa. Pazzesco. E con questa configurazione qua di ciclistica, diciamo che conferma che anche tu ci sono riuscito. Assolutamente sì, hai fatto un lavoro eccezionale. 330 cavalli che, come abbiamo visto, scaricano a terra in maniera perfetta grazie al differenziale autobloccante che questa macchina monta. Ricordiamo che è di serie sulla GT Performance. Un differenziale veramente spettacolare, meccanico, gestito elettronicamente. In queste strade l'abbiamo sfruttato veramente bene. La parte meccanica, la parte idraulica e la parte elettronica lavorano in maniera eccelsa, in modo da spingere le frizioni, appunto, di questo differenziale al massimo, evitando slittamenti. Ricordiamo che questa macchina ha paradossalmente un sacco di frizioni, due nel cambio e una serie di frizioni nel differenziale autobloccante. Scarica a terra tutti i 330 cavalli in maniera eccellente. La IS20 come ti sembra come turbina? Allora, la IS20, diciamo, come erogazione per utilizzo prettamente montagna, è una turbina che io straconsiglio per chi ha intenzione di fare solo montagna e non pista. Naturalmente in pista ha le sue pecche, perché comunque tira poco in alto, comunque si sa bene che in pista si cerca quel qualcosa in più. Però a livello di erogazione, comunque la macchina è molto lineare, quindi ha un tiro da 2000 giri fino a 7, quindi la macchina tira veramente lineare. Per quanto riguarda la gestione a terra, comunque, dei relativi cavalli, diciamo, è stata una cosa molto ben studiata con il mio preparatore, perché comunque io cercavo quel qualcosa che la facesse andare 300 cavalli, 330 cavalli, la macchina me li deve saper dare anche in percorrenza e non solo sul dritto. Quindi abbiamo cercato bene che cosa andava, cioè su cosa andava rivista comunque la macchina, perché si sa bene che originale comunque ha quelle pecche che tanto si dicono in giro, che vanno dritte. Il volante è super, cioè ogni asperità del terreno, ogni sassolino lo sentite, e una caratteristica del genere su un'auto nuova, io vi dico che è difficile trovarlo. Noi le guidiamo le auto e lo sappiamo com'è. La sensazione di feeling rispetto alla strada è molto più vera sulle young timer, ok? Che hanno magari il volante a idroguida. Qui, che comunque è un elettroguida, trovare questa sensazione mi fa capire veramente il gran lavoro di ingegneria che c'è dietro. Perché, ci abbiamo anche le Movo dietro, non ce la fanno a starci dietro, è incredibile sta cosa. Cioè, una macchina del genere può veramente far male ad auto più blasonate. Quindi, tiriamo queste considerazioni. Ragazzi, a me la macchina è piaciuta a 360 gradi. Dallo sterzo, che è estremamente diretto, e ve l'ho detto nel video, al cambio di SG, che negli anni non ha più bisogno di presentazioni. Cioè, negli anni questo cambio, che cosa ha fatto? Si è reso giustizia da solo, perché una velocità di cambiata così estrema, così precisa, sentite come fa, ragazzi, è incredibile, è una fucilata, bellissimo. Un assetto, una ciclistica, quindi buttiamo in mezzo anche i freni, al top. Cioè, è un lavoro veramente fatto benissimo. È perfetta questa macchina, è come l'avrei fatta io, e ti dirò, non, in questa strada almeno non si avverte la necessità di avere più cavalli. Sì, perché comunque già con uno stage 1 la macchina, cioè, per me va bene così, fa pressione subito. Infatti, diciamo, un po' sono scettica su montare la 38, perché per uso montagna secondo me rimbianco l'erogazione che ho ora. Ma se avesse più cavalli avrebbe anche tanto turbo lag, e qui il turbo lag, ragazzi miei, su questo TSI Gen 3 è zero, cioè voi tirate giù una marcia, sentite come è un fulmine, quindi io non lo so, ma la lascerei così. Il vediamo. Turbo lag dà fastidio, quindi è ovvio, uno vuole sempre più potenza, sempre più cavalli, però non lo so se in questo caso io li vorrei. Quindi ragazzi, di nuovo, iscrivetevi e ci vediamo con un prossimo video. Certo,
Vedremo che portare, perché con questo il livello si è alzato di brutto. Quindi vedremo se troveremo un'altra auto che mi farà godere così. Per ora è tutto e niente, ci vediamo alla prossima. Che palle, te la devo lasciare, me la porterei a casa. Ciao belli.